facci il casino. Beh, è un'esperienza particolare, senza dubbio. Fare il gangster è una cosa sempre simpatica per il sottoscritto, perché io sono un amante di questo genere, di questo filone dei gangster, degli idoli americani. Il personaggio mio, particolarmente il capo dei gangster di questa banda di malavitosi siciliani, è stato veramente molto cool, come dicono gli americani. È un'esperienza da rifare senza dubbio. Lasciatele! Ma devo dire, questo film mi ha particolarmente coinvolto, forse anche per una questione di appartenenza a questa terra, che bene o male è dove si sviluppa tutto il film, con tutto il contesto. In questo film diciamo interpreto la parte di un Nuccio Tropea, un uomo sicuramente di valore, d'onore, che si trova purtroppo poi coinvolto nelle vicissitudini della vita. Ma perché avresti chi da me bionda? Ma curda lingua, facevo già chiorare. È stata un'esperienza comunque davvero bella, perché come in tutti i lavori, ognuno di questi lavori ti lascia il segno. Il mio è stato un ruolo, ho interpretato questo ruolo con semplicità su alcuni versi, ma con molta difficoltà su altre, perché interpretavo il ruolo di un ragazzo in una realtà che oggi purtroppo è quasi continua, quindi ho cercato di interpretarlo nei migliori dei modi e capire effettivamente la ricerca su questo stesso personaggio, ecco, perché capire proprio i ragazzi che scelgono di fare questa vita e questo modo di essere, cercare di entrare proprio nell'anima del personaggio stesso. Sai come finì? Va bene. Le posso dire? È una piazza a Calata, eh? Ti salutai. Assolutamente interessante, soprattutto adattata a questa nostra bellissima Sicilia. Nulla da competere con tanti film che hanno fatto, tipo Gomorra. Speriamo di aver dato un'impronta cinematografica di quello che è la Sicilia. Arriva a casa una mattina con una bella mogliettina, con un bel colpo in bocca, dopo che ci avevamo spassato un paio d'ore, merda. Mm-hmm.